Giancarlo Passarella, Radio Incontro. Ciao, come stai? Stanco ma felice. Stanco, poi ci racconti perché. Allora, diciamo tutti che non c'è nessuno che non ti conosce, però vogliamo dire chi sei? Caspita, sono uno che ha 42 anni di attività in ambito comunicativo, quindi partendo da quello che è il tuo mondo, cioè la radiofonia. Esatto. E ora niente, ora mi sto togliendo un po' di soddisfazione a livello di progetti, idee, sensazioni che cerco di far diventare concrete, quindi anche questa cosa in ambito scolastico mi sta dando un'energia incredibile. Quindi tu stai trasferendo la comunicazione radiofonica, sì, in ambito educativo. Sì, sì. Bellissimo. Sì. Sì, e quindi io ho visto i ragazzi davanti a me emozionati e gli ho detto: veramente sono io quello emozionato qui dentro, perché innanzitutto siamo in un liceo scientifico. Io ho fatto il liceo scientifico, quindi io ero dall'altra parte, dove siete voi. E ti posso assicurare che ho ragazzi dalla prima alla terza, 14, 15, 16 anni, e vedo tanta meraviglia quando gli racconto che cosa sono le radio, come si costruisce una comunicazione, che cos'è un brano musicale, cioè tutte quelle cose che per me e te sono scontate, per un ragazzo, come si dice adesso, per un millennials, sono veramente cose sconosciute. Sì, lo so, me ne sono accorta anch'io, perché abbiamo avuto diverse esperienze, non proprio come questa, però sai, le scuole si stanno avvicinando a questa forma di comunicazione, un po' tardi secondo me, che è la radio. No, non è mai tardi, non è mai tardi, assolutamente, anche perché noi dobbiamo fare di tutto per far crescere la loro coscienza critica, perché loro, e qui è la base di tutto il ragionamento secondo me che è uscito in queste lezioni che ho fatto, parentesi, io ho fatto lezioni dentro le ore di italiano, dentro le ore di storia, dentro le ore di inglese, non ho fatto post con accanto la professoressa, quindi gli ho detto: se vogliamo capire una serie di fenomeni sociali, politici, di comunicazione eccetera, dobbiamo usare il canale musica in tutti i suoi aspetti, chiusa parentesi. Quindi quello che ho cercato di far capire loro è che loro hanno l'illusione di avere la musica gratis, quindi rispetto a noi che dovevamo andare a cercare la musica, dovevi sintonizzarti, dovevi ascoltare, dovevi comprare la musica, loro hanno l'illusione di essere liberi, e quindi il download, lo streaming eccetera è musica gratis, e gli ho dimostrato che non è assolutamente vero. Da qualche altra parte chi produce e chi guadagna con la musica ci guadagna lo stesso, e lì sono rimasti spiazzati. E certo, certo. Senti, quindi questo discorso introduttivo è perché ci sarà un evento venerdì. Venerdì mattina facciamo l'evento conclusivo in Aula Magna con le quattro classi, quindi le accorpiamo con le professoresse e facciamo una lezione finale tirando un po' le somme e ovviamente guardando al futuro, perché io ho toccato anche l'aspetto storico degli strumenti musicali e dei mezzi di comunicazione, gli ho fatto vedere i dischi, le musicassette, tutte cose per loro sconosciute. E quindi venerdì mattina la terza e la quarta ora all'istituto che si chiama al liceo scientifico che è dedicato a Leonardo da Vinci a Firenze, faremo questa conclusione. Mi aspetto un po' di domande perché ho un po' di ospiti, un po' di artisti, un po' di giornalisti, vediamo come si comportano questi ragazzi. Esatto, allora le lezioni sono cominciate ad ottobre e finiscono praticamente all'inizio del Natale, no? Sì, sì, un percorso di tre mesi quasi. Sì, sì, fatto di incontri. Ovviamente devo ringraziare il pazzo vicepreside e la pazza preside che hanno accettato questa mia proposta, e ovviamente anche i professori, non tutti, che hanno capito l'importanza di raccontare, di affrontare la stessa materia con angolazioni diverse. E quindi alcune professoresse, te lo ripeto, di italiano, di storia e di inglese hanno capito, le altre no, ovviamente faranno il loro percorso normale, ma a me interessa
buttare un semino e vedere questi ragazzi come crescono per diventare consumatori anche di musica, anche di radio, anche di giornali, anche di quello che è il futuro della comunicazione in modo oggettivo. Posso farti un esempio? Assolutamente sì. Allora, io ho fatto ascoltare una canzone, ovviamente non erano solo chiacchiere, era anche visione di copertine, di comunicati stampa, di videoclip, eccetera. E su questo ho fatto vedere un videoclip e gli ho detto: questo che genere musicale è? E tutti hanno cominciato: è trap, no, è rap, no, è talk, cioè tutti i termini attuali. Gli ho detto: veramente questa è una canzone di 26 anni fa. Ed era Frankie Energy con Fight the Fight. Sì, sì, sì. E sicché gli ho detto: e allora ragazzi, com'è la situazione? Ma 26 anni fa voi non eravate nemmeno nati. Cioè, io vi sto dicendo che questo è il babbo del rap italiano e dall'età dei vostri genitori. Quindi non pensiate di essere depositari della verità. Tutto ha un inizio, tutto ha un'evoluzione e tutto, ce lo auguriamo, ha un futuro. E lì sono rimasti spiazzati. Dice: come 26 anni fa questa canzone? Dico: sì. Cioè, voi ce l'avete 14 anni. Questa è l'età del vostro fratello maggiore, quasi di tuo padre, ed è rap, attualissimo. Vogliamo analizzare il testo? E quindi è stato provocatorio ma interessante. Mi puoi citare qualche argomento che hai trattato? Ti posso citare quelli che hanno più spiazzato. Sono rimasti spiazzati dall'uso delle copertine, che per noi è banalissimo. Gli ho detto: la copertina è la cornice, è un bellissimo quadro. Cioè, prendete la Gioconda, prendete qualsiasi quadro, Picasso, eccetera, toglietegli la cornice e sarà un quadro completamente diverso. Ovviamente per loro non esiste copertina, non esiste comunicazione, non esiste foto, cartellina stampa, non esiste niente, perché loro al 90% ascoltano con le cuffiette. Altra cosa clamorosa, io ovviamente gli ho fatto compilare un piccolo questionario, altra cosa clamorosa: il 90% mi ha detto che la musica è molto importante. Ti posso assicurare che la media dei concerti che loro hanno visto è stato il 2-3% dei ragazzi hanno visto dei concerti. Gli ho detto: scusatemi, ma vi perdete il meglio della musica. Certo, la musica del vi perdete il meglio della musica. Gli ho detto: è come entrare in un ristorante stellato, ho fatto questo esempio, si sono messi a ridere e poi hanno riflettuto. Uno di quelli che vedete in televisione sbandierati con tutti i testimonial, tutti gli influencer, eccetera, entrare in un ristorante stellato, pagare 100 euro e chiedere un'insalata col pomodoro. Quando potete avere tutto il resto, tutti i cibi di tutti i gusti, avete lo chef a disposizione, voi gli chiedete un'insalata. E così è anche la musica. Se voi l'ascoltate solo e non la gustate con tutti gli altri sensi e non ne capite l'evoluzione, state prendendo del percorso musica, delle sue potenzialità, una piccola parte. Certo. Senti, quindi tu hai legato anche dei momenti storici alla storia della musica, quindi momenti storici a livello politico, economico. Sì. Siamo arrivati a considerare proprio la musica, quella degli anni 60, quella degli anni 70, gli ho fatto la differenza con quella attuale. Gli ho detto che fino agli anni 60 e 70 la musica ha aperto le menti, è stata rivoluzionaria, ma siamo partiti veramente dalla preistoria, dall'uso degli strumenti di osso piuttosto che arrivando fino al Medioevo. E gli ho detto: dico, guardate che la musica di adesso è solo intrattenimento, tranne rarissimi casi. Non c'è impegno politico, non c'è considerazioni sociali. E gli ho fatto una lezione, era subito dopo la prima grossa manifestazione delle sardine in piazza, quella fatta a Firenze, dove loro c'erano, e gli ho detto: mi dite questi 40.000 che sono qui che colonna sonora musicale hanno? Bella Ciao è una bellissima canzone, ma è del 44. Incredibile. Vedete che la musica
di adesso è scollegata dalla realtà sociale, ma non perché non c'è l'impegno o il messaggio, come si diceva una volta, perché la musica è diventata fonte di guadagno da parte di chi specula. Quindi permettetemi di dire che quella di adesso è la vostra musica. La ma è scollegata, non... giustamente, sì. Come dici tu, è scollegata. Volutamente scollegata, cioè io non trovo un artista, cioè, gli ho fatto dei paragoni, gli ho detto ma scusatemi, esistono, la pensiamo qui in modo diverso, tu la pensi a Pallini, quell'altra a Quadretti, eccetera, ma hai un artista che ti rappresenta su questo? Hai qualcosa da cantare per far credere, per sottolineare quello che stai credendo? No, e allora la musica dei tempi nostri era da noi ricercata, invece voi la subite e non ve ne accorgete. Quando gli ho parlato delle radio libere sembrava che parlassi di Marte, cioè quando gli ho detto nel 74 è avvenuta questa rivoluzione, qualcuno ha cominciato a trasmettere rischiando anche la galera per affermare un proprio credo, una propria presenza sul territorio, la valorizzazione di una città, oppure di un credo religioso, perché c'erano, te lo ricordi, c'erano anche le radio legate al mondo cattolico. Assolutamente sì, certo. Quando gli ho parlato di quello, gli ho detto, volete che vi parli come sono fatti i network? Volete che vi dica come viene programmato un brano? Ma viene scelto, da chi viene scelto? Mi ha detto, da chi, se tutti sono l'80% dei network sono di un proprietario solo? Se vuoi andare in un network e programmare un tuo artista devi pagare, come se fosse uno spot pubblicitario. Ah, ma cosa vuol dire che allora quando J-Ax, quando Fedez, ecco, dico, andiamo avanti, siamo entrati in un argomento delicato. Delicatissimo. Poi gli ho fatti ridere quando gli ho detto, l'altro giorno mi è arrivato un corriere a casa, mi ha portato una serie di libri che sono usciti di musica e mia figlia mi ha guardato e mi ha detto, babbo, ma li hai pagati questi libri? Dico, no, perché fa parte di una promozione. Cioè, devo pubblicizzarli? Sì. Sì, che mia figlia mi ha guardato e ha detto, ah, quindi non l'hai pagati questi libri? No. Le hai ricevuto il regalo? Dico, sì, regalo lavorativo. Certo. Dice, ma allora sei un influencer? Quasi, dai, quasi. Io ho detto, guarda che tra me e la Ferragni c'è poca differenza, tranne per le cosce e la silhouette, per il resto non c'è nessuno. Cioè, un influencer di un altro tipo, no? Di un altro... Non capisci? Non d'immagine sicuramente. Ma anche tu sei un influencer, non capisci che ragionando in quel modo un ragazzo di 14-16 anni vede in te che fai comunicazione un influencer? Ma stiamo scherzando? Certo. È pazzesco. Sì. Però è molto bello, ti ripeto, il confronto è molto bello. Quindi sono veramente grato a tutta la scuola, a tutto il liceo scientifico Leonardo da Vinci, perché hanno creduto in questo progetto culturale come sono io. Certo. Senti, ci sarà un seguito? Ci sarà un seguito, sì, perché deve germogliare naturalmente, cioè io non proporrò più nulla, aspetto che siano i ragazzi che chiederanno ai loro professori di fare, che ne so, un corso di giornalismo musicale o di venire con me a incontrare gli artisti o non so, ma deve nascere, non voglio essere io a proporre un progetto, mi aspetto che siano loro a cercarmi per qualche cosa, insomma, sarebbe bello se si facesse una web radio scolastica. Ma in diverse scuole ci sono le web radio scolastiche, soltanto che credo non siano condotte, qui apro una polemica che chiudo subito però, non siano condotte da personale preparato, nel senso che una web radio per insegnare ai ragazzi come si trasmette dovrebbe avere il supporto di professionisti del settore. Questo di sicuro. Ecco, invece...
qui mi sembra che gli stessi professori, come dicevi tu, di italiano, storia, geografia e di lingua insegnino la web radio, ma questo non è possibile. No, in questo hai ragione, però in questo vedi c'è, non so qual è la situazione da voi in Umbria eccetera, però a Firenze c'è un decadimento della radiofonia da parte, cioè noi siamo a Firenze, sono rimaste due radio indipendenti e anche a Terni sono rimaste due radio, noi ed un'altra, quindi qui c'è, si apre tutto quell'altro tipo di polemica, sai quando quanti conduttori buoni, quanti DJ, quanti giornalisti io conosco che sono a casa e non fanno più la radiofonia e vorrebbero ritornare a fare la radiofonia. Lo so, perché è la stessa cosa qui, anche se in maniera più ristretta, Giancarlo, perché Firenze è una grande città, una capitale della cultura, mentre Terni è una città industriale e piccola di provincia, quindi il discorso è più ristretto, ma è la stessa cosa. È un bel problema perché o noi ci mettiamo nell'ordine di idee che quel periodo radiofonico è stata un'ottima palestra per iniziare a entrare in questo mondo, e poi altro aspetto, quelle che sono le radio come la tua che sono rimaste ancora con le unghie piantate a difendere questo ruolo, la propria passione, chiamiamola così, dai. Lo so, però bisogna camparci, cioè nel senso, lo so, ma non è facile. Assolutamente no, io infatti per quello che faccio da 12 anni questo programma gratuito che tu mandi in onda, è il mio piccolo aiuto, cioè il Re del Gancio è il mio piccolo aiuto, perché se si chiude quelle poche emittenti libere e private, si chiude una voce alternativa, se no diventiamo tutti dei network, tutti con lo stesso palinsesto e cambiano solo i conduttori che raccontano le barzellette, per il resto della comunicazione è tutto uguale. No, sì. Il resto della musica è tutto uguale, è tutto predigerito. Si impedisce, cioè, diciamolo con orgoglio. Certo, Giancarlo, si impedisce un pluralismo oltre che informativo, ma anche, secondo me, culturale, di costume, eccetera. Di sicuro, hai purtroppo perfettamente ragione. Purtroppo, sì, lo so. E soprattutto c'è un'ottusità da parte di chi dovrebbe aiutarti nel vivere e continuare la tua missione, che è drammatica questa ottusità. A meno che non ci sia della malafede, quindi uno dice: ah, sai che cosa? Questi mi hanno rotto le scatole, chiudiamo tutte le emittenti, mettiamo in condizione che non ci sia più voci alternative, presenza sul territorio, tutto il lavoro che viene fatto eccetera, e allora fa parte tutto di un piano che è perfetto. E io ho paura che sia così. Ma non lo diciamo questo trattamento. Non lo diciamo, dai. Non lo diciamo, esatto. Illudiamoci di così. No, però insomma, dai. Una bella palestra come le radio libere, mamma mia, imparare il mestiere. Sai, noi l'edizione, certo. Sai, noi abbiamo iniziato nel 78, quindi quest'anno facciamo 41 anni di radio, Giancarlo. Io invece mi ricordo quando ho fatto la mia prima trasmissione, 20 giugno del 76. 76, anch'io ho iniziato nel 76, andavo a scuola, pensa te. Anch'io, io avevo 17 anni, quindi facevo il liceo, però che palestra, cioè ragazzi, ma a raccontargli che mentre parlavi riuscivi a mettere il brano con la cuffia, lo puntavi sul vinile e questo partiva perfettamente. E le pubblicità che andavano con la cassettina, con il nastro, e dovevi avere due lettori per i nastri, perché cambiavi la cassetta al volo. Mamma mia. Per non fare il buco della pubblicità, lo so. E non arrivavi mai con il fiato corto. È vero, che tempi, che cose bellissime. Mai. Io ad esempio questo lo noto quando scrivo gli articoli, ancora adesso io vizio, perché ovviamente dopo tanti anni di lavoro, ancora adesso io scrivo gli articoli con
un uso eccessivo di parentesi e puntini in sospensione. E questo mi deriva dalla conduzione radiofonica, perché se ti ricordi, quelli erano i mezzi che consentivano con l'occhio di capire dove c'era la pausa, dove potevi respirare, dove potevi dargli un po' di colore a quello che stavi raccontando. Ecco, io mi trovo a scrivere dei libri o degli articoli e c'è un eccessivo uso di parentesi, di puntini di sospensione. Io dico sempre a mia figlia, che è la mia critica, e faccio: Sara, come faccio? Cioè, quando eri in radio, quello era l'elemento che ti diceva: ora puoi respirare, ora qui devi far capire che finisce una frase, ora qui devi... E quindi, vabbè, dai, perdonatemi per questo eccessivo uso di parentesi e puntini di sospensione, che bisogna fare, ho peccato. Ormai è così ed è giusto che tu sia così. Dobbiamo portare questo bagaglio culturale, dobbiamo portare a conoscerlo anche ai giovani. Poi se ci riusciamo, Giancarlo, bene, altrimenti comunque noi l'abbiamo vissuto. E tu ce l'hai nel nome della tua radio questo, non ti chiami radio aggiunto con un colore piuttosto che con un nome di un pianeta, ti chiami radio incontro. Esatto, esatto. Quando uno deve dire che cos'è la mia mission, c'è il mio nome, c'è il mio nome. Vuoi che ti presento il mio biglietto da visita? C'è il mio nome. Certo. Giancarlo, è stato un piacere davvero parlare con te. E, niente, io voglio ricordare che Giancarlo Passarella, oltre ad essere il conduttore del Re del Gancio, ma è un grandissimo speaker. Hai fatto di tutto, giusto Giancarlo? Sì. Non ti è mancata neanche la RAI, quindi sei tranquillo. Bei tempi. Entrato senza raccomandazioni con vorrei parlare di questo, va bene, vieni come ospite, ho fatto 2 anni. Bei tempi, sì, assolutamente sì. Però ci sono tempi belli che ci aspettano comunque. Ok. Ci siamo io e te, sì, dai, tranquilla. Grazie. Giancarlo, grazie a te. Un abbraccione, un augurio di buon Natale e naturalmente in bocca al lupo per questo progetto che venerdì vede l'apice con la conclusione e con la speranza che ce ne siano nuovi, di nuovi e anche che continuino però questa scia dal prossimo anno. Tranquilla, ma buttiamo una provocazione. Firenze, ma anche Terni deve fare qualche cosa. Beh, ti dico una cosa in chiusura, anch'io ho presentato alle scuole un progetto simile con laboratori e corsi di dizione, ottimo, il primo, e di giornalismo radiofonico e conduzione, anzi tecnica di conduzione radiofonica, il secondo. E io so chi sarà il tuo primo ospite famoso. Chi sarà? Io arrivo subito. Bene, allora ti aspetto. ciao a te, sì, grazie. Ciao Giancarlo, grazie ciao. A te ancora tantissimi auguri di buon Natale. Grazie, Giancarlo, di cuore. Ma grazie a te, ciao. Ciao.